La musica spazia nell'universo, abbraccia tantissimi generi, non ha genere. Ecco con noi Iana, una giovanissima cantante. Ciao, da dove vieni? Ciao a tutti, io vivo a Cagliari ormai da 10 anni, sono sarda. Fai musica. E faccio musica, esatto. Ecco, che musica fai, cosa canti, cosa ti piace cantare? Allora, in pochissime parole, io vengo dal pop, sono sincera. Da 4 anni a questa parte passo l'inverno in Latin America e mi sono innamorata del reggaeton e di tutto quello che è il genere urbano. Ed è proprio da lì che ho iniziato un percorso nuovo di produzione di musica reggaeton, trap e appunto genere urbano. E in quella che maggiormente ti identifichi? È quella in cui mi sono sempre identificata, la verità, perché io ho una passione, un amore per la Latin America che è indescrivibile. Ascolto tantissimi generi musicali, però effettivamente questo è quello in cui mi identifico di più. Ecco, perché? Perché ti senti che la tua anima è più calda come quella del Sud America, hai un rifiuto per questa società un po' capitalista, consumista? Allora, sì. Sì, per iniziare sono nata in un'isola, in un posto caldissimo, noi sardi siamo un popolo caldo, affettuoso, cosa che ritroviamo ovviamente in Latino America. E la Latino America ci insegna a essere felici con poco, essere felici con il sole, con le persone a noi care, tutte cose che nella nostra isola esistono. E quindi sì, c'è, diciamo, una concomitanza tra questi due posti che ho cercato di fondere in quella che è la mia musica. Ecco, parli della tua musica, perché tu componi oppure lasci che siano altri a comporre per te? No, io compongo, io scrivo le mie canzoni e le compongo. Anche per quanto riguarda la produzione è tutta affidata a me. Non mi in genere evito di far produrre a qualcun altro il mio brano, perché sono molto pignola e il pezzo deve nascere come un figlio, quindi ne ho cura fino a quando cresce e appunto mix e master sempre io presente. Di che cosa racconti in questi testi? Allora, per quanto riguarda il pezzo che porterò oggi al contest, al Radio Lina Contest, e preferirei dedicare più spazio a questo pezzo. È un pezzo in italiano, è un pezzo trap, un trap sensual che parla d'amore, ma non nel senso banale a cui siamo tutti quanti abituati, sai, dice scritto un pezzo che parla d'amore, il solito brano, no. In realtà è un pezzo molto sentito, è un racconto, una piccola fetta di quella che è stata la mia vita, e parla dell'impotenza di fronte a situazioni che purtroppo ci bloccano in quelle che sono le relazioni amorose e che noi non possiamo appunto gestire. Quei pericoli, quei problemi che bloccano una relazione oppure la fanno sfociare in qualcosa di meraviglioso. E tutti gli altri testi e tutte le altre canzoni hanno, diciamo, argomenti un po' più leggeri, più divertenti. Ho preferito portare questa canzone perché è una canzone tanto sentita, con tanto sentimento, tanta emozione, e penso che sia quella giusta. Con
Sono sentito la vita sì, busca che busca l'unica. Vuole coraggio, perché gli altri si presentano in gruppo, in coppia, insomma siete pochi quelli che si presentano come solisti. Allora, io in realtà penso sempre che l'unione faccia la forza, non è poi una cosa così male, però è anche vero che sì, ci vuole coraggio per provare a fare, alla fine uno su un milione ce la fa, chissà, magari posso essere io, vediamo. Certo, hai intrapreso una carriera difficilissima che dà tante gioie ma anche tanti dolori, ci hai riflettuto su questo? Ci ho riflettuto soprattutto dal punto di vista che essendo io una ragazza in qualche modo il panorama di quello che è il mio genere musicale è molto complicato per noi ragazze, infatti se guardiamo le classifiche internazionali e anche nazionali le donne nel genere trap o reggaeton sono un attimino più in difficoltà rispetto ai ragazzi, quindi so che purtroppo non è una cosa semplicissima, però ci proviamo. Senti, hai un piano B? Un piano B? Allora, la musica non sarà mai un piano B della mia vita, sarà sempre la prima cosa che farò, a prescindere. È una cosa che ci permette di crescere, di fare tante esperienze. Io alla fine penso che se un qualcosa deve accadere, accade. Più ci provi, più sei proiettato col pensiero positivo, più è probabile. Se già si inizia a pensare a un piano B, stai già dando per scontato che non ce la farai, invece no, io vado dritta, sicura per quello che è il mio cammino. E quindi dico, almeno con le tue coetanee ti sarai confrontata, avrai messo su YouTube, sui canali dedicati la tua musica, riscontri? Allora, io in questo momento non ho potuto, diciamo, caricare niente su internet per questioni contrattuali, ero, diciamo, bloccata. E adesso sì, adesso dal mese di aprile in poi verrà aperta una pagina YouTube, Spotify, SoundCloud, quindi tutti i mezzi che avremo a disposizione, che noi cantanti abbiamo a disposizione mi viene in spagnolo, scusatemi, ho un problema di seconda lingua. Quindi da questo ne deduco che sai parlare lo spagnolo? Sì, assolutamente, sì, io forse lo parlo meglio dell'italiano ormai, quindi in questo momento mi viene a compartir. Comunque tutti gli strumenti che noi cantanti qui in Italia e nel mondo abbiamo per poter mostrare quella che è la nostra musica saranno ovviamente utilizzati. Quindi a un certo punto ci sarà un momento in cui dovrai scegliere se stare nell'isola o andare via? Allora, questo è in dubbio. Ma è ovviamente una cosa che bisogna prendere in considerazione. La musica è fatta anche di tanto sacrificio. Se il sacrificio significa lasciare la propria casa, lasciare i propri affetti per raggiungere quelli che sono i tuoi obiettivi, io non ci vedo niente di male. Sono disposta a farlo. E la famiglia? La famiglia, allora, i miei genitori sono qua, sono venuti, sono nel pubblico, loro sono contentissimi e quando gli ho detto di aver appunto superato questa fase del contest erano felicissimi. Ti sostengono in tutto e per tutto? Sì, per fortuna sì, sono una persona molto fortunata da questo punto di vista, sì. Senti, mi dici anche chi sono i tuoi punti di riferimento musicali? Allora, la mia cantante preferita, la mia ispirazione di vita è sicuramente Lady Gaga. Ripeto, io vengo dal mondo pop, io la adoro, è una di quelle poche cantanti che completa, suona, scrive,
passa la sua vita all'interno dello studio, e la musica è la sua vita. Ci sono tanti cantanti che interpretano, che niente di male, per carità, io non ci vedo niente di male, però il fatto che il cantante scriva, componga, suoni, per me è un valore aggiunto, è una fonte di ispirazione. Nel mondo del reggaeton, ovviamente Daddy Yankee è il mio cantante preferito, io lo adoro, il mio più grande sogno della vita è incontrarlo. Quando è venuto qua a Cagliari, io ero in prima fila ed ero felicissima. Senti, ma quanto tempo passi dietro alla musica? Ah, tutta la giornata. Allora, considerando che vado a dormire con le cuffiette, poi mi sveglio e metto la musica, per me è impossibile non ascoltare musica nell'arco della giornata. Poi è chiaro che per quanto riguarda lo studio, la produzione, ci vuole veramente tanto, tanto tempo, tanta passione. Per solo decidere i suoni di un beat ci spendo giorni interi nell'ascoltare, nel pensare, riflettere. Scrivo sull'autobus, scrivo quando sto passeggiando, ho gli auricolari e penso in continuazione. Quindi non ti so quantificare, ma tantissimo. I sogni a calci, in giro fino a tardi perché in casa non so starci. Strappato mille fogli per non metterci la faccia, per paura di non farcela da accontentare gli altri. Perché sai com'è, le luci a Cagliari stanotte ci fanno da sfondo. E sono stato in tanti posti e non so stare al mondo. E forse è vero che non siamo così grandi in fondo. Facciamo l'alba sulla spiaggia ad aspettare il giorno. Non darmi troppo peso dopo il quarto spritz. E voglio fare tardi fino a lunedì. Siamo valigie aperte da 20 anni, mamma non mi fare drammi, sai che sono meglio di così. Ed ho la testa a posto, ma non ricordo dove, e sarà tutto nostro, ma non so ancora come. E faccio i piani a piedi pure se c'ho l'ascensore, per consumare le suole delle mie scarpe. E sono in viaggio ma in un altro posto, sto con la testa tra le nuvole. In certi giorni non mi riconosco, non sono come mi volevi te. Ed arrivare in alto ad ogni costo. E per chi non avesse mai sentito parlare di urban trap, ecco, due esponenti di questo genere musicale, sono due giovani che vengono da Tortoli e da Cagliari, anche loro si sono incontrati e vedremo subito come. Ciao, com'è il tuo nome? Young Zip. Young Zip. E il tuo? Mark Tembo. Mark Tembo. Va bene, da dove venite? Raccontateci un po'. Io vengo da Tortoli, dall'Ogliastra, ma vivo a Cagliari attualmente, lavoro qua. Ci siamo incontrati tramite social, quindi essendoci stima reciproca è venuto molto naturale collaborare musicalmente. Non vi conoscevate prima? Uno ha messo un post, l'altro ha detto beh però interessante. Ci siamo conosciuti tramite vie musicali, comunque al giorno d'oggi Instagram è molto usato, soprattutto persone come me e lui lo utilizzano molto per insomma, sponsorizzazione del profilo artistico, quindi tramite Instagram appunto ci siamo conosciuti, abbiamo organizzato questa collaborazione e delle collaborazioni future sicuramente. Quindi è nato questo sodalizio e è nato l'urban trap. Che cos'è? Più che urban trap, perché la trap già di per sé è un genere urban, è un urban pop. Ci hanno chiesto di inserirci in una categoria, il pop era quella che diciamo è più simile al nostro brano, ma si vedono le influenze del rap, della trap, quindi diciamo è un po' un misto di generi. Ecco, siete voi gli autori dei vostri pezzi, tutto vostro, musica e testi? Musica e testi, il pezzo è prodotto e anche appunto cantato da noi. E anche scritto. Anche ma siete bravissimi, ma come avete studiato? Che cosa avete alle spalle? Niente, tanta passione per la musica, voglia di farla, voglia di scrivere pezzi e di produrli, semplicemente questo. No. Quanti anni hai, quando hai iniziato? Ne ho 25, ho iniziato intorno ai 19. Tu?
Io più o meno la mia passione per la musica mi è stata trasmessa dai miei genitori, quindi è iniziata veramente quando ero bambino. Poi grazie a Dio ho potuto coltivare questa passione con l'andare degli anni. Ho fatto il DJ inizialmente, poi ho deciso di intraprendere questa carriera da produttore e liricista, diciamo. Certo, oggi è più facile mettersi in luce perché i social, come abbiamo visto, danno grande spazio. Diciamo che i social sono una strada democratica, insomma, che permette a chi è bravo di emergere. Sì, assolutamente. Diciamo che molto spesso si pensa che non ci sia meritocrazia nei social. In realtà tutti hanno la stessa possibilità sui social di farsi notare, poi sta al pubblico decidere se il prodotto è valido e se continuare a seguirlo. In certi giorni non mi riconosco, non sono come mi volevi te. Ed arrivare in alto ad ogni costo, andare a cena e non guardare il conto. Stanotte pensami per un secondo, per un secondo. Porto dietro i ricordi del mio passato, la faccia piena di bordi se sono sbagliato. Vivo con 100 rimorsi sbagli che ho fatto, una donna ritocchi un cuore bucato. Mi faccio un biglietto e me ne vado su, poi torniamo insieme senza amarci più. Scrivi certe frasi, dico non sei tu, poi prendi i tuoi occhi e me li metti in blu. Dolore di baby, sto a fare la fila, solo per non tornare. Cosa raccontate e volete raccontare nelle vostre canzoni? Ma guarda, dipende molto dal momento in cui ci troviamo, dalle emozioni che insomma ci passano in quel momento, quindi ad esempio? In questo caso la canzone parla di una storia d'amore e poi sentirete comunque meglio la canzone. Quindi amore, problemi sociali? Non tanto problemi sociali, almeno per quanto mi riguarda, perché secondo me sono temi che risultano un po' banali nelle canzoni se non vengono affrontati in un certo modo. Quindi più che altro racconti di nostri personali che poi vanno a... Cioè, più intimista la vostra musica. Diciamo che possono rispecchiare poi le vite di tanti ragazzi della nostra generazione. Quindi sì, l'amore è uno dei temi, perché ovviamente è uno dei temi più che viviamo più spesso, però vita di tutti i giorni più che altro. Quindi per voi ha ancora un posto importante l'amore? Direi di sì, come ha detto Young Zip, è una cosa che viviamo tutti i giorni, quindi io direi che questa volta sarà l'amore a parlare, la prossima volta sarà qualcos'altro sicuramente. Ecco, voi li vedete così, ma non è facile creare musica, no? Innanzitutto bisogna mettere insieme note, parole, ritmica e quindi, insomma, c'è del lavoro dietro, ecco, non è che voi vi inventate un brano, boom, e esce. Bisogna trovare appunto il giusto, noi lo chiamiamo il giusto mood. Per poter creare un pezzo ci devono essere delle vibrazioni giuste per poter creare un pezzo e soprattutto deve essere qualcosa di originale il più possibile, perché se no risulta uguale a tanti altri prodotti, quindi cerchiamo di fare sempre qualcosa di originale. Quello che mi stai dicendo non è esattamente facile, perché uno si porta dietro, no, il background del passato, quello che ha ascoltato, e a volte ti sembra di creare invece semplicemente un ricordo che avevi in testa. Sì, questo può capitare. La cosa utile per evitare questo è ascoltare di tutto. Quindi se io effettivamente ascolto semplicemente, non so, pop italiano, la mia musica avrà dei rimandi al pop italiano e non avrà altre influenze. La cosa positiva appunto di questo brano che stiamo presentando è che effettivamente è un brano pop con tematiche tendenzialmente pop, ma che ha tantissime altre influenze: rap, trap, hip hop, soul, R&B, quindi va a mescolare un po' di generi senza prendere troppo da questi. Ma in un altro posto, sto con la testa fra le nuvole. In certi giorni non mi riconosco.
Ecco, voi avete tagliato con la musica degli anni 70, il rock duro, heavy metal, insomma avete proprio abbracciato un altro stile. Allora, noi sicuramente, come ha detto lui, siamo stati sicuramente influenzati da tanti generi musicali, R&B, pop, sicuramente anche la musica degli anni 70 ha influenzato su questo pezzo, perché comunque tutto ciò che utilizziamo oggi per produrre è stato creato negli anni passati, soprattutto in quegli anni sono stati importantissimi per le produzioni. Ecco, quindi il tuo sogno nel cassetto, Young Zip, giusto? Ma in realtà al momento è semplicemente poter far ascoltare le canzoni che faccio a più gente possibile. Se questo poi mi porta ad avere un riscontro mediatico maggiore, ben venga. Paura del pubblico di esibirsi davanti a una platea numerosa? No, il pubblico è la nostra forza, quindi siamo fiduciosi in loro come loro sono fiduciosi in noi, quindi speriamo di farli contenti. Ecco, quindi avrete già avuto riscontri, credo, di pubblico anche grazie a questo contest, e quindi siamo già al lavoro per un altro brano, no? Per ora ci godiamo. No, beh, siamo sempre al lavoro per un altro brano. Nel momento in cui noi stiamo pubblicando una canzone, già si sta lavorando a un altro pezzo, ma è sempre così. Quindi non è il riscontro del pubblico a portarci a scrivere un altro brano, ma sarà il riscontro del pubblico ad arrivare nel momento in cui quel brano piace. Ecco, allora adesso diciamo così, facciamo un appello ai nostri ascoltatori. Il brano che dovranno ascoltare sarà? Il brano che ascolterete sarà Un Secondo di Mark Tembo e Young Zip. È un brano che spacca. Non so se spacca, dovrà dirlo il pubblico, però sicuramente ci sta dando tante soddisfazioni. Andiamo in qualche così contest musicale di nazionale, magari un X Factor, ve lo immaginate nel vostro futuro? Tutto è possibile, staremo a vedere, magari sì, dipende. Vediamo un po', per adesso ci concentriamo su questo. Poi penseremo anche alle altre cose. Però comunque la musica c'è nella vostra strada. Sì, assolutamente. Non è necessariamente un piano A, ma è una passione che va di pari passo con le altre, quindi si può portare avanti nel momento in cui c'è il riscontro. E il piano B qual è? Non serve necessariamente. No. Ma io, guarda, ho fatto tanti lavori nella mia vita, quindi proprio in questo momento ho deciso esclusivamente di concentrarmi sulla musica, quindi per me momentaneamente esiste questo e cercherò a tutti i costi che diventi sempre di più un lavoro per me. Un paio d'anni della tua vita li vuoi dedicare a questo sogno anche tu? No, vabbè, io sto lavorando comunque, faccio l'architetto, ma questo non mi toglie tempo per fare musica, quindi diciamo che nessuno dei due è un piano A o un piano B. Ah, sei un architetto? Sì, certo. Quindi in realtà la musica è un qualcosa che mi accompagna da sempre, da prima di fare l'architetto, mi accompagnerà sicuramente dopo da ascoltatore o da creatore di musica, ma non la vedo come un qualcosa da seguire come... diciamo come piano A. Se dovesse succedere un qualcosa sarà perché appunto ci ho messo dell'impegno e quello che ho fatto è piaciuto. Quindi sei un fatalista, insomma. Può darsi. Però insomma ci credi? Sì, assolutamente. Credi in te stesso, sì. Questo è un po' il messaggio che bisogna dare. Beh certo, se non si crede, se non si è i primi a credere in se stessi, sicuramente anche agli occhi degli altri non si viene visti come persone sicure di quello che si fa e probabilmente anche il prodotto che si propone non viene percepito in un certo modo. Quindi quando qualcuno ti chiede ma vorrei fare musica, tu che cosa gli diresti? Beh, sicuramente di impegnarsi ogni giorno, perché fare musica è come un calciatore andare ad allenarsi tutti i giorni. Così bisogna fare con la musica. Comunque se vuoi far sì che diventi un mestiere vero e proprio, devi farlo ogni giorno col massimo impegno. Stai annuendo? Sì, assolutamente. Beh, secondo me in qualsiasi campo, se non ci si impegna costantemente, comunque i risultati non arrivano, non in un certo modo. Si può avere fortuna, ma una volta, alla seconda è bravura.